Ho voluto essere io a consegnare questo premio, perché è un lavoro che ci ha colpiti sin dall'inizio. Il fatto che il pubblico l'abbia scelto come miglior cortometraggio veramente è stato per noi una soddisfazione. Poi, avendoti conosciuto in questi giorni, ho capito che è proprio frutto tuo, perché c'è tutta la tua ironia, il tuo modo di affrontare le cose. Credo che se questo video fosse diffuso nelle scuole, in tutti i luoghi, nelle televisioni, nei comuni, credo che la gente imparerebbe a parcheggiare un pochino meglio. Grazie solo a questo video. E a te volevo chiedere, ecco, aver trovato una chiave ironica per affrontare questo tema non è facile, lo dicevamo anche l'altra volta, però spesso la chiave giusta non è quella che fa dei disabili persone soltanto da pietire, quindi credo che questa sia stata una chiave vincente. È un lavoro che fine a se stesso, cioè nel senso, avete pensato di fare questo lavoro e finisce qui o ci sono altre idee in cantiere? Prima di tutto volevo dire che i tuoi complimenti, noi ci siamo conosciuti comunque con un tasso alcolico abbastanza elevato, quindi diciamo che sono un po', ecco, viziati da questo tasso alcolico. E anche il mio nei tuoi confronti, quindi magari ci conosceremo da sopra e vedremo un po'. Secondo me. Vabbè, detto questo, il premio non è solo mio e l'idea ovviamente va condiviso sicuramente con tre persone, che è Giusy Marchetta, che è la sceneggiatrice, Alessandro Lanciato e Luigi Mozzillo, quindi lo condivido. Per quanto riguarda la tua domanda, sì, sicuramente abbiamo due lavori che sono due racconti, sempre di Giusy Marchetta, tratti da suoi due libri, il suo primo libro Dai un bacio a chi vuoi tu e il secondo Napoleone XI. Abbiamo questi due lavori, purtroppo, e lo dico con un po' di amarezza, non riusciamo a trovare finanziamenti. E spero che questo premio, che io voglio dedicare alla nostra provincia, che è la provincia di Caserta, che è sempre diciamo alla ribalta, al centro della cronaca, possa in qualche modo riscattarsi e in qualche modo anche invogliarci, investendo qualche risorsa in questi due progetti. Grazie Angelo davvero per il lavoro che avete fatto e complimenti. Accetto la proposta.